Ogni venerdì su RadioTour.fm il taccuino di Nicola Manfredelli, presidente del movimento Lucania Viva. Mica mi ci dirà da un caro saluto a tutti. Andrea Camilleri, che anch'io, come la maggior parte delle persone, stimo molto per la sua bravura e simpatia e per il coraggio nell'affermare che l'unità d'Italia fu un imbroglio a danno del Sud, che ancora oggi ne paga le conseguenze, in una bella intervista ha detto queste cose sulla politica di oggi. Una delle più brutte campagne elettorali che abbia mai sentito. Io non ho sentito programmi, ho sentito promesse da dottor Dulcamara. Insomma, Camilleri dà dei ciarlatani ai rappresentanti politici attuali, che d'altronde per parte loro non è che riescano a far nulla per smentire la scarsa considerazione che si nutre nei loro confronti, fatte ovviamente le doverose eccezioni che oggi ho avuto modo di ricordare, in particolare quella della lista SMS Stato Moderno Solidale, per il semplice motivo che nasce da un progetto di riscatto e di ribellione messo a punto da un laboratorio politico indipendente che, come Unione Mediterranea, abbiamo contribuito a costruire insieme alla bella figura della giurista lucana Silvana Arbia, molto nota a livello internazionale, che ha deciso di impegnarsi per la propria terra capeggiando la lista al Senato nella circoscrizione della Basilicata. Perché proprio qui è da noi che si avverte maggiormente lo sfracelo che hanno combinato i partiti che ci hanno governato, che oramai è chiaro, oltre agli affari dei propri dirigenti e amministratori, non sono stati capaci di combinare nulla di buono per impedire di mettere a rischio uno dei territori più belli di tutto il paese, a cui hanno dovuto rinunciare migliaia di giovani costretti ad andare altrove, con ripercussioni enormi che proprio in questi giorni il Sole 24 Ore ha stimato in qualcosa come 200.000 laureati che dal 2000 ad oggi hanno lasciato il Sud, determinando un costo a nostro carico di circa 30 miliardi di euro, che suona come una bestemmia per quelli come il mio amico Domenico Friolo, emigrato in Germania, che oggi si sente giustamente truffato dal sistema che lo obbliga nella circoscrizione estero a votare per forza, senza possibilità di alternativa, uno di questi partiti responsabili di tanto degrado, utilizzando ogni mezzo e mezzuccio per fare promesse e clientelismo. In questi giorni ho dovuto ricordare all'assessore Braia, il quale poco opportunamente ha convocato nel pieno della campagna elettorale alcune centinaia di giovani, a cui dopo un lungo anno di attesa è stato concesso il finanziamento per il primo insediamento in agricoltura, che non se la può cavare soltanto con il discorso di autoesaltazione e di belle promesse, ma che è necessario dare corso concretamente e seriamente alle proposte che da tempo come UCI abbiamo avanzato per cambiare la burocrazia e le strategie di intervento, finora colpevolmente indirizzate a favorire gli amici e i grandi gruppi imprenditoriali e cooperativi, piuttosto che i giovani e gli agricoltori che, come è evidente, hanno bisogno di buoni amministratori e non degli elisir del dottor Dulcamara. Un caro saluto a tutti, scrivetemi info@nicolamanfredelli.it. Ogni venerdì su RadioTour.fm alle 6.50 e in replica alle 18.50 il taccuino di Nicola Manfredelli, presidente del movimento Lucania Viva. www.nicolamanfredelli.it